conclusione. La rete in un amen, torna a segnare l'Italia. Pandemonio totale, ma questo è un gol incredibile, ma che gol ha fatto? Amici sportivi, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Handball Mania. Saluto a Riccardo Trillini, direttore tecnico delle squadre nazionali, ospite nei nostri studi. Saluto a Matteo Aldamonte, di ritorno dalla Champions Cup di Catania, dove Matteo abbiamo registrato un'altra medaglia alla femminile dopo quella ottenuta ai Beach Games di Patrasso. Due mesi esatti, a distanza di due mesi esatti, infatti il Blue Team, che di fatto è rappresentato da tutte le giocatrici della nazionale femminile, vince la medaglia d'argento, lo fa uscendo solo sconfitta agli shootout, e ci può stare purtroppo nel beach handball per mano di Almeria, forte formazione spagnola, direi che è andata molto molto bene. Settore maschile? Decimo posto. Tanta sfortuna, una quota di sfortuna, sì. Sì, perché ritrovarsi nel girone con le due squadre che poi giocano la finale, i russi dell'Ekaterinodar e gli spagnoli del Siviglia, che poi hanno vinto sempre agli shootout, ce ne vuole di sfortuna, perché non è cosa che capita tutti i giorni. Prima di vedere il servizio che hai preparato, Riccardo Trillini, direttore tecnico delle squadre nazionali, chiaramente tua mission è sull'Inter, però il beach è un asset di fondamentale importanza per tutto il movimento, a maggior ragione in vista dei prossimi appuntamenti su tutti il Mondiale di Pescara. Sicuramente sì, perché ci aiuta a farci conoscere, sia se nelle spiagge, sia se si fanno dei risultati, ci aiuta a sviluppare la pallamano. Il tuo rapporto con il beach? Non me ne intendo. Perfetto. Allora, il servizio di Matteo Aldamonte, poi abbiamo già l'ospite in collegamento, ma non vi sveliamo chi. Il beach handball italiano è ancora ai vertici europei, a due mesi dal bronzo ai Mediterranei di Patrasso e a 250 giorni, una manciata in meno, dai campionati mondiali 2020 in programma a Pescara, arriva un'altra medaglia, stavolta è d'argento e passa per la Sicilia, per la spiaggia di Catania, dove è andata in archivio domenica la sesta edizione della Champions Cup, sconfitta in finale che lascia un pizzico di amaro in bocca alle ragazze di Luigi Toscano, quella giunta agli shootout contro le spagnole di Almeria, sconfitta in finale che lascia un pizzico di amaro in bocca alle ragazze di Luigi Toscano, quella giunta agli shootout contro le spagnole di Almeria, se non altro per l'andamento del confronto. Finisce 2-1 con le italiane che trionfano nel primo set 18-16 e che, incassato il rientro delle iberiche nella seconda frazione, devono arrendersi in modo particolare a Portero, vera e propria mattatrice proprio degli shootout e indubbiamente al momento una delle migliori giocatrici del pianeta. Soddisfazione in casa italiana anche per il premio individuale assegnato a Monica Prunster, miglior portiere della manifestazione. È la seconda volta per l'estremo difensore classe 84 dopo gli europei del 2015 a Lloret de Mar. Per gli uomini invece la Champions Cup si chiude con un decimo posto, per forza di cose condizionato da un sorteggio complicatissimo nella fase a gironi, dove i ragazzi di Mister Malatino hanno incrociato Ekaterinodar e Siviglia, le due finaliste di domenica. Ranking a parte, i segnali sono stati anche qui inequivocabilmente positivi, come positivo è stato del resto il feedback giunto dalla Federazione Europea e dalle 29 squadre provenienti da 14 nazioni europee che hanno animato per 4 giorni la spiaggia catanese. Continuare a lavorare sugli eventi, insomma, resta priorità e strategia vincente, con l'obiettivo che ora è chiaramente puntato ancora sul beach handball e ovviamente sui prossimi mondiali a Pescara. Bene, in collegamento telefonico abbiamo il commissario tecnico della nazionale femminile e del Blue Team, nello specifico Gigi Toscano, quale rivolgiamo doverosamente i complimenti per l'ottimo risultato raggiunto. Gigi, intanto grazie per aver accolto il nostro invito. C'è rammarico o soddisfazione dopo la finale persa agli shootout contro Almeria? Sicuramente le sensazioni sono state forti. Innanzitutto buongiorno a tutti. Dicevo, le sensazioni sono state forti. Abbiamo intrapreso questo cammino verso la finale con tanta serenità, sapevamo che venivamo certamente da non prestazioni non certamente importanti negli ultimi europei, e quindi in effetti siamo stati la squadra di rivelazione del torneo. E alla fine il beach handball, si sa, è uno sport che una duna di sabbia può cambiarsi il destino, e diciamo che in questa occasione si è innescata quell'onda magica che ha permesso di farci arrivare fino in fondo, e
diciamo anche di batterci alla pari con un avversario di gran livello come erano le spagnole, con postaci molto importanti, tra cui la portero, ricorderemo per parecchio tempo. Ecco, Gigi, è ripartito un ciclo anche nel beach handball femminile. L'Italia ha una grande tradizione in termini di medaglie e di risultati. Questa è una squadra completamente nuova, quasi completamente nuova rispetto a quella che ha raccolto fino a qualche anno fa grandi risultati. Abbiamo le stesse prospettive anche con questo gruppo? Allora, noi abbiamo continuato un lavoro intrapreso già in passato. Infatti le nati nel 2000-2001 sono quelle che nel 2024 avranno 23-24 anni, quindi insomma era tutto pianificato per le prime Olimpiadi, per la prima medaglia olimpica che si segnerà a Parigi. È chiaro che questo lavoro da noi è stato continuato nel miglior modo possibile e in questo momento abbiamo uno zoccolo duro importante di atlete nate in quella fascia là. È chiaro che giocatrici come Monica, che purtroppo non si può clonare, o Valentina Landri o altri ancora che sarebbe troppo lungo citare, danno quella giusta equilibrio e quella giusta esperienza a questa formazione piuttosto giovane. Comunque siamo una formazione giovane in questa fase, in questo momento. Ecco, spero proprio di riniziare questo ciclo. Assolutamente sì, intanto c'è insomma il 2020 un appuntamento molto importante che attende la Nazionale Azzurra a Pescara. Ospite di studio c'è Riccardo Trini, al quale prima chiedevo insomma un giudizio sul beach. Lui ha confessato la sua ignoranza nel settore. Gigi Toscano proviene dall'indoor e poi insomma, ha scelto come mission fondamentale il beach handball. Cosa ti senti di chiedere a Gigi Toscano? Vabbè, innanzitutto prometto di interessarmi di più, ecco, e poter gustare di più queste partite, anche perché credo che poi il beach handball, ora insomma battute a parte, credo che possa far parte di una fetta di programma della scuola allenatori di pallamano nazionale che insomma è partita ufficialmente nella scorsa settimana. Credo che un focus importante lo dedicherete anche al beach. Sì, tra l'altro ho già parlato stamattina con Gigi Toscano perché lui come responsabile del beach ha saputo che uno dei relatori dell'area performance ha chiesto del beach, per cui si metteranno in contatto e questo spero che aiuterà lo sviluppo del beach handball. Siamo in fondo tutti quanti nella stessa casa, quella della FIGH. Matteo? No, volevo chiedere al mister se si sente solo di fare un nome tra le giocatrici che si sono maggiormente distinte, togliendo però Prunster e Landri che sono della vecchia guardia, perché come diceva Marcello ci sono state diverse giovani che stanno crescendo, no? in ambito europeo, e questa Champions Cup probabilmente ne ha consacrata più di qualcuna. Ma io sinceramente fare dei nomi non sarebbe giusto, però uno lo voglio fare. Voglio fare quello di Giulia Tibona, che ha debuttato in questo torneo, e io posso dire in questo momento che ci ha fatto la differenza. È stata veramente magnifica. Un recupero importante, no? Quello di Tibona al beach. Sì, perché ha interpretato in un modo magnifico il ruolo che gli avevo chiesto, quello di fare pressing. E alla fine, dopo il match test, che in effetti era la sua vera prima gara in assoluto nella storia della sua carriera, ha capito quali erano i movimenti, ha capito qual era lo spirito e ci ha dato non una mano. Per me è stata una grande rivelazione e quindi non me ne vogliono le altre giocatrici, ma io dico Giulia Tibona, perché veramente è stata la sorpresa. Bene, bene, complimenti dunque a Giulia Tibona che ha trovato, dopo aver superato diversi problemi fisici, una sua dimensione nel beach handball, sicuramente potrà ritornare utile alla Mission Azzurra che, ricordiamo, troverà in Pescara 2020 un finale, insomma, speriamo all'altezza dei nostri desideri. Grazie Toscano, grazie Gigi per la partecipazione. Poi effettivamente in questa nazionale di beach handball ci sono tante giovani giocatrici esperte come Monica Prus e Valentina Landri, che tu conosci benissimo, la stessa Giulia Tibona, un cocktail di grande insomma sostanza che potrà chissà portare davvero frutti importanti a Pescara. Sì, sicuramente
Innanzitutto sono anche io contentissimo per Giulia Di Buona, perché è stata sfortunata sì. nell'ultimo anno della nostra conduzione della femminile. Ha lavorato tanto per riprendersi dall'infortunio e oggi prende il giusto merito di tutto questo lavoro. E sicuramente il beach fa bene anche all'indoor, perché aiuta a prepararsi, e credo che comunque per il 2020 il rapporto di Brewster sia ancora fondamentale e lei è quasi mezza squadra. Assolutamente sì, fondamentale, no? La presenza di Monica Brewster. Senza dubbio, miglior portiere del torneo, miglior portiere del 2015, veramente un portiere in grado di cambiare l'esito delle partite, anche perché il suo tipo di fisico nel beach handball, soprattutto, non solo durante la partita, anche in momenti specifici come quello degli shootout, può rivelarsi fondamentale. E se poi dovesse arrivare, insomma, qualche convocazione importante di qualche giocatrice che ha già vinto nel beach per il Mondiale di Pescara, faccio un nome su tutti, quello di Niedervise, sarebbe veramente una squadra competitiva. Tu che hai esperienza nel beach, io Riccardo, insomma, meglio Matteo, cerco di tenermi informato a 360 sì. gradi. Indubbiamente sì, anche perché anche Anika è stata una giocatrice che ai mondiali in Brasile è stata nominata miglior difensore del mondo, quindi parliamo di una giocatrice che ha feeling con questo certo. con questa disciplina, e effettivamente in uno sport dove servono, dove si gioca praticamente in tre giocatori di movimento più il portiere, non ne servono tantissimi per poter essere competitivi, ne servono pochi, quelli giusti, e si può arrivare fino in fondo. Forse anche per questo, Riccardo, l'Italia riesce probabilmente nel beach ad essere a un livello più alto rispetto all'indoor. Ma questo vale sia per la femminile che per la maschile, guardando soprattutto i risultati che hanno ottenuto i giovani. Sì, sicuramente coinvolgendo meno giocatori si può selezionare i migliori che sì. abbiamo. Poi nel beach la competizione non è pari a quella dell'indoor, certo, per certo. cui è una strada più breve che è giusto cavalcare. Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa, poi ritorneremo in studio con Riccardo Trillini, che parlerà di pallamano indoor dopo questa piacevole parentesi su sabbia. Tempo bellissimo in tutta Italia, a Catania però, Matteo. No, insomma, ci siamo c'è bagnati. La nuvola di Fantozzi ci siamo che bagnati. Accompagna l'edizione della Champions Cup. Quest'anno però la pioggia ha portato evidentemente bene. A tra poco. Cosa succede quando i migliori 8 giovani tennisti al mondo si incontrano su un campo da tennis? Vieni a scoprirlo a Milano. Dal 5 al 9 novembre tornano le Next Gen ATP Finals. Nuove regole e nuova location nel cuore della città. L'Allianz Cloud, ma soprattutto nuovi personaggi, con l'ingresso tra i migliori 8 al mondo del giovanissimo italiano Jannik Sinner. Acquista il tuo biglietto sul sito nextgenatpfinals.com e goditi lo spettacolo. Il futuro non è mai stato così vicino. Lo fa? Avanti. Bene, seconda parte di Handball Mania, e ora riflettori puntati sulla nazionale azzurra, reduce da uno stage sostenuto nella scorsa settimana in Turchia, partite amichevoli che hanno dato quali esiti, coach? Ma è stato uno stage dai due volti, perché da una parte dovevamo... Ricordiamo, contro la Turchia e contro la Macedonia del Nord, le partite disputate. Sì, siamo stati invitati dalla Turchia, che si preparava a questo girone di qualificazione mondiali, e quindi abbiamo subito dovuto giocare contro di loro, praticamente senza allenamenti, e la partita faceva parte appunto del processo certo. di apprendimento e soprattutto di questa nuova difesa. Abbiamo provato la 5-1, che per noi è importantissima come alternativa alla nostra prima difesa, con davanti Bortoli, sfruttando appunto il fatto che lui gioca già così nel Cassano. In più abbiamo avuto anche altre prove da fare, tipo il ripiegamento difensivo. Era in sostanza uno stage molto mirato al miglioramento del gioco. Tuttavia siamo stati... Soddisfatto? Soddisfatto, e soprattutto contro la Macedonia meritavamo di vincere, una Macedonia non al completo, mancava 5-6 giocatori, ma non era la Macedonia B, era la Macedonia dal quinto giocatore al sedicesimo, diciamo così. E viste le condizioni va benissimo anche il pareggio. Riccardo, quando ci siamo sentiti per il sito federale, per l'intervista, mi hai detto inconsciamente, probabilmente in queste partite, anche contro la Turchia, al di là della Macedonia, sappiamo di poter vincere, sappiamo di essere più forti. Poi non l'abbiamo fatto. Forse
è il momento, no, di arrivare anche a chiudere quelle partite. Ma, sì, ma sicuramente è stato il lato peggiore di questo stage, di questa settimana, perché siamo venuti da un anno dove abbiamo affrontato delle avversarie fortissime, dalla Croazia, Russia, Slovacchia e Ungheria. Ritrovarci contro la Turchia ci è sembrato di tornare indietro, ma ci siamo dimenticati che abbiamo gioito 16 mesi fa quando abbiamo vinto di 1 in casa con la Turchia. L'abbiamo dimenticato e ci siamo approcciati come se noi fossimo naturalmente più forti di loro. Invece con le squadre che più o meno sono dello stesso livello occorre la miglior Italia, occorrono i migliori giocatori motivati. Da una parte è stata anche colpa mia, perché ho visto lo stage fin dall'inizio come test per migliorare il gioco e abbiamo perso un po' l'aspetto agonistico. A proposito di nuovi giocatori, aggregati a questo gruppo, due giocatori che non hanno ancora passaporto italiano, hanno chiaramente i requisiti per poter diventare italiani, avendo, diciamo così, avi del nostro paese, ma che potranno, ci si augura nel breve termine, diventare italiani. Parlo di Pereira e Caja. Sì, abbiamo approfittato perché appunto erano dei test amichevoli, se non lo facevamo quel momento non si può fare sicuramente in altre situazioni, e la partita è il vero test. Per cui, sapendo che prima o poi sia Pereira che Caja diventeranno italiani, li abbiamo portati. Caja è più come specialista difensivo, perché vista l'assenza di Argentin per motivi di lavoro avevamo bisogno di uno specialista difensivo, ma lo conosciamo bene perché l'abbiamo portato spessissimo anche con la nazionale, certo, della sua categoria, è un punto fermo. Di Pereira abbiamo apprezzato le sue doti oltre che da giocatore umane, è il giocatore che ci vuole sicuramente. Sono contentissimo di averlo provato perché si è già inserito e tutti i giocatori hanno visto di che pasta è fatto anche a livello umano, ed è stato un grande esperimento. Io spero proprio di averlo perché ci permette, da un punto di vista del tiro, di avere delle soluzioni fantastiche e nello stesso tempo di non dover fare cambi a tempo. Di averlo a disposizione per gennaio? Magari. Non ti chiedo la dimensione della Romania, perché la conosciamo tutti, però Kosovo e Georgia non sono due partite già vinte. Non sono due partite già vinte, perché la Georgia ce l'ha ricordato un anno fa, la Georgia ha tre giocatori che gioca in altissimi livelli in Europa, come il terzino destro che gioca con il Montpellier, e gioca veramente, non è solo inserito nella rosa, e il Kosovo è una nazione nuova, ma i giocatori non sono nuovi perché hanno sempre partecipato ai campionati serbi. In quell'area nessuno è nuovo, sì, alla pallamano. No, e poi tra l'altro sono molti che giocano in Bundesliga. Sì, è andato a pescare alla Svizzera. E sono praticamente, forse non sono mai neanche stati in Kosovo, però figli di kosovari e quindi giocatori. E dunque antenne ben dritte, insomma, guai a consigliare il girone di gennaio, no. Un'Italia-Romania, punto, invece no. Faremo questo, e a proposito di Turchia, non abbiamo sicuramente studiato né la Turchia né la Macedonia prima di questi due incontri, e questo fa la differenza, e quando sarà gennaio non penseremo solo alla Romania sicuramente. Assolutamente sì. Massimo campionato maschile che ritorna, campionato femminile che invece osserverà un weekend di riposo per dare spazio ai concentramenti under 20, invece ritorna con grandi novità, perché poi, insomma, mentre Trillini testava gli azzurri in Turchia e Toscano e Malatino provavano a fare risultato a Catania, i club, insomma, muovevano le loro pedine. Epan ha cambiato uno straniero, ma soprattutto cosa è successo a Siena? Che Siena testa invece le coronare dell'avversario a questo punto, direi, perché ha preso Ricobelli, che è senza dubbio il giocatore simbolo dell'ultimo scudetto vinto da Fasano, un giocatore davvero di alto livello per il campionato italiano. Non conosco in questo momento il suo stato azzurrabile? Di forma. Azzurrabile? Sì. Non approfondiamo perché basta. Poi no, soltanto una domanda. E quindi indubbiamente ha dato un segnale forte di non volersi fermare, di voler restare
in vetta alla classifica, di voler restare in battuta. È una rotazione importante sulla linea dei terzini. Assolutamente. Grande amico di Fovio, quindi penso di capire, di sapere da dove arriva lo Zampino. Fovio e Radavcic credo che abbiano giocato un ruolo importante nel convincere i Cobelli ad accettare Siena. È un valore ulteriore, no? Per una rosa già competitiva. Siena non è più l'outsider sicuramente, infatti, perché poi ha tolto definitivamente la maschera. Ma è giusto così, e che benvengano in realtà come Siena, perché alza il livello della competizione, ma soprattutto c'è da dire anche che rende dà la possibilità a alcuni giocatori di fare i professionisti, di lavorare per la pallamano, e anche per noi della nazionale è sicuramente un vantaggio. Allora, ritorno al massimo campionato, vediamo il servizio e poi ne discutiamo con Riccardo Trillini e Matteo Aldamonte. Col botto, la ripresa della Serie 1 maschile dopo due settimane di stop è decisamente col botto, per più di un motivo. In primo luogo perché Siena capolista e unica in battuta dimostra, con l'arrivo imminente già annunciato di Guido Ricobelli, di non voler in alcun modo fermare la sua corsa. E poi perché sabato c'è Conversano-Bolzano, scontro al vertice degli ultimi anni e sfida che alla Pala San Giacomo servirà a dare la dimensione dello stato di forma di due candidate allo scudetto. Per Turković e compagni sono arrivati fin qui due scivoloni in altrettanti scontri diretti, entrambi in trasferta tra Cassano Magnago e Siena. Ecco perché il match in Puglia dovrà avere il sapore del riscatto, ma anche il gusto della maturità per la squadra guidata invece da Alessandro Tarafino, che dalla sua in casa fino ad ora ha sempre vinto. La pausa avrà fatto bene o male? Riposo assicurato per tutti, questo è certo, ad eccezione di chi è sceso in campo con la maglia della nazionale in Turchia. Con un test azzurro contro l'Italia Under 18 si sono cimentate anche Fondi e Gaeta, sabato opposte, una a Cassano Magnago, l'altra a Bressanone. Occhio proprio al gruppo delle altoatesine, assieme ai brissinesi e al Bolzano c'è anche Merano, che scalpita attesa dal match interno contro Trieste. Per i ragazzi di Jürgen Prantner la sfida contro i giuliani potrebbe allungare un periodo fin qui d'oro per rilanciare i diavoli neri nell'elite della pallamano italiana. Fascino poi alla Palestra Zizzi. Nonostante il ridimensionamento di Fasano, l'arrivo in terra pugliese di Pressano porta alla mente ricordi dei grandi duelli che hanno caratterizzato gli ultimi anni. E poi, a dividere le due compagini in classifica c'è appena un punto. Anche questa, insomma, non sarà gara scontata. Riparte il massimo campionato, riparte con un big match, no? Tra Conversano e Bolzano. Di Siena abbiamo già detto abbondantemente. Ora c'è da capire, tra Conversano e Bolzano, quale squadra ha più voglia di inseguire, perché io credo che siano due squadre attrezzate dal punto di vista tecnico. Ma sicuramente sì, però è anche vero che il Bolzano ha aperto un po' di strada e non può perdere altri punti. Ha perso già due partite, tante, sì, considerando un po' quello che è stato... Ma poi due scontri diretti. Un ruolo di marcia degli altoatesini in queste ultime stagioni. Abituati a ben altri risultati, infatti. Non lo so se moralmente queste sconfitte hanno inciso. Forse la sosta ha fatto bene a loro e vediamo cosa succederà a Conversano. È già, mi rendo conto, il campionato è ancora giovane, c'è da disputare poi tutta la fase poi successiva alla regular season, ma è già un test che può dare indicazioni. Cioè Conversano e Bolzano insomma hanno perso un po' di punti per strada, sono due grandi del massimo campionato. Sì, ma li ha persi anche il Pressano, per cui c'è ancora, secondo me, del tempo. Non è così. Ne sta approfittando Siena, che intanto prende là. Sì, Siena ha fatto il suo ottimo lavoro, che soprattutto ha dato molta carica e consapevolezza dei propri mezzi. Certo, e questo aiuterà più tardi, quando ci saranno altre partite importanti. C'è da rivedere anche il Cassano, che ha fatto un po' di pausa quando è andata in Russia e poi, vincendo col Cologne, si è rimessa un po' in scia ed è sempre un'altra di quelle favorite. A proposito di Conversano, Alessandro Tarafino era tra i partecipanti al workshop che ha tenuto la scuola allenatori pallamano nazionale a Roma nello scorso fine settimana, con te, con i componenti dello staff. Com'è andata? Abbiamo voluto organizzare questo workshop con i responsabili dell'area performance, da poco fidelizzati dalla federazione, proprio per cercare di farli conoscere agli allenatori di Serie A ed eventualmente ai loro preparatori fisici. Ne abbiamo approfittato per chiamare tutti i coordinatori di area, i tecnici regionali, per riformulare le linee guida nel progetto delle aree. Ed è stato veramente bellissimo, penso che tutti gli allenatori spargeranno la voce del livello altissimo, soprattutto dei docenti dell'area performance.
ci siamo trovati di fronte a dei professionisti della metodologia dell'allenamento, della preparazione fisica, della ricerca sportiva. Io ero emozionato e contentissimo perché poche volte ho visto nei corsi interni alla pallamano, alla Federazione Italiana, un livello simile. Per cui hanno firmato la loro condanna a morte, perché da qui in avanti, dal secondo al terzo livello, saranno chiamati ad aiutarci. Imprescindibili, no? Sì, nella... Ma sì, è una, nel percorso tecnico che si vuole, sì, in qualche noi, modo immaginare. Noi abbiamo bisogno di competenze specifiche, come quelle tecnico-tattiche, certo. E queste sicuramente andranno avanti, però loro ci danno l'opportunità anche di vedere cosa fanno gli altri sport a livello di ricerca e innovazione. Sono persone umili e di altissimo profilo, per cui, anzi, io ho lanciato loro un'idea, anche quella di approfondire l'aspetto della ricerca nella pallamano, perché nei loro interventi dicevano sempre: nella pallamano non ci sono abbastanza studi per dimostrare questo o quest'altro. Perché non cominciare? Esatto, io ho proposto loro, ma perché non cominciamo da noi? Cosa comporta? Proprio stamattina parlavo con Ottavio, che se dal punto di vista economico è un'idea possibile, loro hanno l'università, noi abbiamo la pallamano e magari in Europa potranno anche apprezzare le nostre, certo, capacità di ricerca. Esplorare nuove frontiere. Matteo, cosa ci attende nel prossimo fine settimana? La regia ci può proporre poi in rapida successione sia la classifica dalla quale riparte il massimo campionato che il prossimo turno. Abbiamo abbondantemente detto di Conversano-Bolzano, che è la partita, credo, dalla maggior fascia e dalla maggiore tradizione, però poi occhio anche alle altre. Eh sì, trasferta non facile intanto per il Cassano Magnago, che fa visita al Fondi. Bressanone e Merano sono chiamate a confermare quanto di buono hanno fatto fino ad ora. Il Bressanone fa visita al Gaeta, Merano ospita invece Trieste. Fasano-Pressano, partita sicuramente di grande fascino. Siena invece è di scena a Sassari e poi Cologna-Appiano, che completa il quadro. Partita importante per i punti salvezza questa. Non proprio semplice la trasferta che attende Siena sul campo dell'ambizioso Sassari. Siamo proprio in conclusione, non ci resta che ricordare un po' l'agenda per il prossimo fine settimana nazionale e internazionale. Matteo, con il nostro palinsesto. Facciamolo al volo, vediamo insieme il palinsesto, che di fatto non ricalca altro che la giornata di Serie A1 maschile. La femminile invece osserva un turno di stop. C'è però la partita di Bundesliga su Eleven Sports domenica alle 13.30, quindi ora di pranzo, tra Fuchs Berlino e Rhein-Neckar Löwen. Bene, grazie Riccardo, grazie buon lavoro, buon lavoro sia sul campo che dietro la scrivania. Anche se tu stai davanti alla scrivania, immagino che non dovrò seguirti nel prossimo appuntamento, proprio per capire la veste di docente. Mi è sempre piaciuto. Eh? Mi è sempre piaciuto e lo faccio volentieri, perché penso che il mio ruolo non è solo quello di fare risultati con la nazionale, ma di aiutare gli altri, soprattutto i giovani, no? C'erano molti di giovani, no? Sì, sì, molti giovani. Queste sono buone notizie per il futuro della pallamano italiana. Grazie a Riccardo Trillini, grazie a Matteo Aldamonte. Grazie. Prossimo appuntamento giovedì, sempre stessa ora, Pallamano TV. Arrivederci. Ma lui è la conclusione, la rete di Nunamen torna a segnare l'Italia. Pandemonio totale. Un gol incredibile, ma che gol ha fatto!